Buongiorno a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di documentari. Ultimamente sono abbastanza in fissa con i documentari, penso che siano molto belli e è un modo veramente molto interessante di informarsi e quindi volevo consigliarvene qualcuno. E li guardo su Netflix, praticamente tutti, e quelli di cui vi parlerò in questo video sono molto sparpagliati in varie categorie in realtà. Avevo pensato di fare tipo, non so, i migliori documentari LGBT, ma onestamente non ne conosco abbastanza, quindi volevo semplicemente parlarvi dei documentari che mi sono piaciuti di più su Netflix. Il primo di cui vi voglio parlare è Disclosure, non lo so come si dice, dovrei veramente imparare in inglese, aspettate. Disclosure. Che è un documentario sulla rappresentazione cinematografica delle persone trans, principalmente. Molto molto interessante, molto valido, molto bello. Purtroppo è vero che la TV ci ha insegnato a reagire in un determinato modo quando vediamo delle persone trans, quindi o a spaventarci o a vomitare o a deriderle. E questo non ci ha sicuramente aiutati a empatizzare con loro perché li abbiamo visti sempre come dei mostri o come qualcosa, una battutina su cui riderne, niente di serio in realtà. Fortunatamente le cose adesso stanno cambiando, quindi ci sono delle rappresentazioni più belle, come per esempio quella che c'è su Sense8. Ovviamente nel documentario parlano tutte persone trans. Io sinceramente non sapevo che ci fossero così tante persone famose trans. Una la conoscevo perché l'ho vista su RuPaul e in generale comunque è molto bello anche come critica cinematografica appunto delle loro rappresentazioni eccetera. Fortunatamente le cose adesso stanno cambiando e speriamo che da adesso in poi insomma non ci siano più determinate rappresentazioni in realtà per nessuna categoria, quindi speriamo che tutte siano trattate in una maniera dignitosa, soprattutto appunto quella trans che è ancora vista veramente molto molto male. Poi volevo consigliarvi anche una docuserie che è Storia contemporanea in pillole. Sono piccole puntate da 20 minuti, mi pare siano set... no, set... mi pare siano una decina di puntate, quindi non tante. Ognuna ha un tema diverso, quindi magari c'è il femminismo, l'ascesa della Cina, i robot. E non è niente di approfondito, ma è un bellissimo modo per incuriosirti su un tema, quindi ti dà le nozioni base su quella cosa lì, ed è molto molto interessante perché su certe cose io veramente non sapevo nulla, come per esempio l'ascesa alla Cina. So che ci sono diversi problemi lì, di diritti di civili, di diritto alla parola, diritto alla stampa, di censura e tutta quella cosa lì. Però di per sé non sapevo da dove derivassi, invece con questo piccolo documentarietto, quindi 20 minuti, non è che sai chissà che, ma giusto per darti un quadro generale della situazione, e secondo me è molto valido, anche solo se magari ci incuriosisce qualcosa, giusto da sapere quelle cose lì, poi magari si va a cercare più approfonditamente. Ghostspiracy è un altro bellissimo documentario, in realtà. Ci sono tantissimi documentari sulla tematica della carne, appunto, del consumo della carne, di quanto sia dannosa per l'ambiente, per il nostro corpo, per gli animali, ovviamente per gli animali. Quindi direi che in realtà è un buonissimo modo per imparare, su questa cosa, capire perché esistono le persone vegane, quale motivazione c'è dietro questo stile di vita, quanti benefici può effettivamente portare uno stile di vita vegano. Legato a questo c'è anche dei Game Changers, si focalizza sempre sull'alimentazione vegana, però in particolare sulle persone sportive. Quindi ci sono diversi atleti che spiegano appunto come l'alimentazione vegana abbia cambiato le loro prestazioni in meglio. E come si sentano effettivamente più energici grazie al cambio di alimentazione, come questo abbia portato all'allungamento della loro carriera anche a 30, 40 anni, eccetera, eccetera, quando magari atleti di quell'età ormai sono da buttare.
non è solo un susseguirsi di atleti vari che dicono la loro esperienza, ma ci sono anche dei test che vengono fatti anche per esempio sulle erezioni. Quindi l'alimentazione vegana favorisce anche un'attività sessuale migliore per gli uomini. E quindi appunto anche tutti questi test molto carini, molto validi, quindi non so, guardatelo, anche se non siete minimamente interessati a diventare vegani, comunque potete trarne qualcosa di utile e capire magari qualcosa che prima non capivate. Tredicesimo comandamento è un documentario che è diventato virale dopo la morte di George Floyd, praticamente, in cui tutti dicevano che bisognava informarsi, eccetera, eccetera. Ma non si focalizza tantissimo sulla questione dei neri in America, cioè sì, ne parla comunque e spiega anche in minima parte perché ci sia quest'idea sui neri. Quindi prima erano schiavi, da un giorno all'altro non lo sono più, però ovviamente la mente delle persone è rimasta sempre quella, era sempre considerati così, quindi la società ha fatto fatica a fare effettivamente dei passi avanti per questo motivo. E chiaramente c'è ancora quest'idea della persona nera che è cattiva, delinquente, eccetera. Però il documentario si focalizza di più sul problema dei penitenziari, del sistema giudiziario in America, perché c'è un grandissimo giro di soldi sostanzialmente dietro le condanne. Quindi tantissime volte le persone vengono condannate perché magari accettano dei patteggiamenti senza neanche essere processate, così semplicemente accettano il patteggiamento. E nel caso in cui una persona dica no, io voglio andare al processo perché appunto io non ho fatto niente, cose del genere, nel caso in cui venga considerato colpevole, la pena aumenta perché non aveva accettato il patteggiamento iniziale. Quindi siccome è stato sprecato del tempo e del denaro per fare un processo, in sostanza tutti becchi anche anni in più. Vabbè. I dati che sono riportati in quel documentario sono che una persona nera su quattro in America viene messa in carcere e una persona bianca su 17, che è vero c'è un grosso divario tra bianchi e neri, però comunque anche i bianchi, cioè uno su 17 è comunque tantissimo. Quindi cioè, è assurdo quante persone in America finiscano in carcere. Ultimo documentario che volevo consigliarvi, che mi ha colpito molto, sempre riguardando la pochezza dell'essere umano e dello schifo che spesso emana, volevo consigliarvi Atleta A. Parla in sostanza delle ginnaste in America. In particolare di USA Gymnastics, che era un'associazione appunto che si occupava dell'allenamento della squadra nazionale di ginnaste, da cui uscivano anche alcune olimpioniche, appunto, e parlavano dei soprusi, delle violenze a cui venivano sottoposte. Ma oltretutto il medico legale appunto di questa associazione, che è Larry Nasser, per non farsi mancare nulla, molestava le ragazzine. La cosa peggiore è che quest'uomo veniva assolutamente tutelato dall'associazione, dal presidente, che poi alla fine interessava soltanto che uscissero persone olimpioniche da lì per farci ancora più soldi, chiaramente. E nonostante le denunce, nonostante comunque se ne parlasse, nonostante si sapesse in realtà che le ragazzine subivano queste molestie da parte di questo dottore, da questa persona, chiamiamola così, nessuno facesse niente. In realtà erano costretti a affidarsi alla polizia, a fare denunce, eccetera, ma non lo faceva nessuno. Tutti dicevano che erano chiacchiere da corridoio perché magari non venivano denunciate. Perché magari non veniva denunciato dalla singola ragazzina, ma magari ne parlava un'altra o la madre di un'altra, eccetera, eccetera. E quindi si diceva che erano voci di corridoio, senza preoccuparsi minimamente se questa cosa fosse vera o meno, perché insomma, anche se fossero solo voci di corridoio, ti preoccuperai che questa cosa sia vera o meno, no? Farei qualche indagine e capirai veramente se questa cosa sta succedendo o meno. No, non era minimamente interessante. Fino a che a un certo punto una ragazza proprio ha sporto denuncia
contro questo qui, ma anche dopo un anno le cose venivano portate avanti, venivano un po' insabbiate, sì, boh, non lo so, eccetera, eccetera, finché a un certo punto hanno iniziato a parlarne talmente tante che alla fine si è andato al processo. Al processo c'erano 125 ragazze, mi sembra, che hanno testimoniato, però ce n'erano anche tantissime altre che non hanno voluto mostrarsi in volto, probabilmente perché si vergognavano ancora di quello che avevano subito, come se fossero loro stesse le colpevoli, no? Cioè vergognarsi di un'azione che ha fatto qualcun altro, assurdo. Poi è stato trovato anche materiale pedopornografico, mi sembra 36.000 foto, una roba del genere, cioè veramente una cosa schifosa e imbarazzante. E per cui è stato messo in galera. Adesso non ho ben capito perché ci sono stati diversi processi che gli hanno dato diversi anni di galera, in sostanza ci dovrebbe stare dentro tutta la vita, grazie al cielo, perché veramente questa cosa è inaccettabile. Però ammetto che secondo me se non avessero trovato quel materiale, non so se sarebbe stato messo in galera così a lungo almeno. Mi immagino tutte queste povere ragazze che avevano il sogno di diventare delle grandissime ginnaste, rovinate da un uomo del genere, rovinate da un'associazione del genere che le faceva allenare alle 3 di notte. E a momenti le picchiava perché sbagliavano qualcosa, le faceva gareggiare con tutto rotto. Vabbè, lasciamo perdere, per carità. Secondo me merita di essere visto quel documentario perché per quanto possa far male vedere certe cose, è importante saperle. E direi che con questo video è tutto. Questi sono i documentari che ho visto ultimamente, che mi sono piaciuti di più, che ho trovato molto validi e che ho guardato volentieri. In ultima, volevo anche parlarvi di una stand-up comedy che ovviamente non c'entra niente con questo video, ma che mi ha fatto troppo ridere. Si tratta di Humanity di Ricky, non mi ricordo. Ricky Gervais. Ricky Gervais. Perché è spettacolare, cioè mi ha fatto morire da ridere. È humor nero, quindi stateci un po' attenti, se non siete molto pratici di questa cosa potreste risultare effettivamente offesi da qualcosa. Però sinceramente a me fa stramorire. Non pensavo che mi avrebbe mai fatto ridere lo humor nero, ma come fa le battute lui, veramente sto morta da ridere tutto il tempo. Quindi ve lo straconsiglio e guardatelo. Ce l'ho visto 3 volte, tutte e 3 le volte sono morta da ridere perché l'ho vista da sola, una con mio moroso e una volta l'ho visto con i miei, è veramente, non so, per me è bellissimo, cioè fa troppo ridere. Guardatelo perché è bellissimo, ve lo straconsiglio. Volevo vedere altre stand-up comedy, ma su Netflix non ci sono, quindi mi è triste. Però c'è una bellissima serie che si chiama Afterlife. Quindi, amici miei, io vi saluto, come sempre nell'info box trovate tutti i miei contatti social, mail, Goodreads, Instagram, eccetera, eccetera. E se volete seguirmi anche io sono super super felice, vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Dai, ma che palle!